Buongiorno a tutti, siamo sull'autostrada A2, l'autostrada del Mediterraneo, e siamo stati invitati da Sodian Italia e da ANAS per seguire i test di alcuni macchinari molto innovativi che servono a rigenerare l'asfalto senza avere il bisogno di demolirlo e stenderne di nuovo. Prima di iniziare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto, di commentare, fare domande e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché in questo periodo stiamo intensificando il ritmo, stiamo caricando sempre più video e quindi se non volete perderne nessuno attivatela. Quindi andiamo a incominciare! Come vedete oggi piove, è uno di quei giorni in cui viaggiare in autostrada può presentare alcuni rischi ed è molto importante avere sotto le ruote un asfalto che presenta un'ottima capacità di drenare l'acqua e di mantenere una buona aderenza. Questo come viene fatto? Viene fatto attraverso gli asfalti drenanti. Che cos'è un asfalto drenante? È un asfalto che presenta delle cavità abbastanza importanti tra un inerte e l'altro ed ha quindi la capacità di assorbire l'acqua e di scaricarla ai lati della strada. Questa capacità però nel tempo non rimane inalterata. Residui di gomma provenienti dai pneumatici o addirittura polvere, sporcizia, si possono accumulare e possono ostruire queste cavità riducendo la capacità dell'asfalto di assorbire l'acqua. Qual è la soluzione che è stata usata finora per restituire le capacità iniziali dell'asfalto? Semplicemente quelle di demolirlo e di stendere asfalto nuovo, ma ovviamente questo ha un impatto molto importante da un punto di vista economico e soprattutto ecologico. Non dimentichiamo che l'asfalto deriva dal petrolio e si hanno quindi delle problematiche sia in fase di produzione ma anche di smaltimento del vecchio asfalto. Sodian Italia e ANAS stanno cercando di allungare quindi la vita degli asfalti, quindi dare la possibilità all'asfalto di durare di più pulendolo a fondo con l'energia dell'acqua in pressione, che è appunto la specialità di Sodian, e quindi liberare l'asfalto da tutte queste impurità, quindi liberare le cavità che ci sono tra un inerte e l'altro e restituire all'asfalto drenante la sua capacità di assorbire l'acqua. Questo viene fatto con dei macchinari innovativi, totalmente autosufficienti, che sono in grado appunto di lavare letteralmente in profondità l'asfalto e asportare tutte le impurità. Andiamo a vedere come sono fatti. Nel corso di questa campagna di prove sono stati testati due diversi macchinari. Il primo, originariamente concepito per la rimozione della gomma dalle piste aeroportuali, è costituito da un'unità totalmente autosufficiente, impostata su un camion a quattro assi. Al suo interno trovano posto i serbatoi dell'acqua e una pompa ad alta pressione, azionata da un motore diesel in grado di convogliare sull'asfalto fino a 400 metri cubi d'acqua al secondo con una pressione che può raggiungere i 3000 bar. Nella parte anteriore del mezzo trova posto un gruppo di spazzole rotanti brevettato da Sodian, che permette di agire su un'intera corsia con un'unica passata. La forza dell'acqua ad alta pressione lava in profondità le cavità del conglomerato bituminoso, ripristinando la capacità drenante dell'asfalto. L'azione continua del passaggio delle auto, oltre ad ostruire i canali di drenaggio dell'asfalto, leviga la superficie degli inerti, riducendo l'aderenza tra pneumatico e fondo stradale. Sodian ha sviluppato un altro macchinario, la pallinatrice, che è in grado di ripristinare la rugosità del fondo, sparando e allo stesso tempo aspirando delle microsfere metalliche per mezzo di getti d'aria ad alta pressione. Anche questo macchinario è sviluppato da Sodian sulla base di un camion totalmente indipendente, che contiene al suo interno tutto ciò che è necessario al suo funzionamento. L'operatore è in grado di controllare tutti i parametri di lavoro da una console di controllo computerizzata posta all'interno del mezzo. Questa macchina è particolarmente adatta per interventi su asfalto cosiddetto chiuso, cioè l'asfalto tradizionale non drenante che è presente su tutte le strade statali, sugli svincoli e sulle rampe autostradali. Questi mezzi totalmente indipendenti ed autosufficienti permettono di lavorare in maniera molto agile e rapida,
impegnando la sede stradale per un tempo ridotto, con disagi minimi per l'utenza. Gli esiti di queste prove sono stati analizzati da 3 diversi laboratori indipendenti, che hanno testato le prestazioni dell'asfalto sia prima che dopo il passaggio delle macchine, valutando anche i risultati derivanti da diverse impostazioni delle attrezzature. I risultati sono stati estremamente positivi. L'incremento della capacità drenante e dell'aderenza ha raggiunto anche il 40%, lasciando ben sperare per l'applicazione su vasta scala di un metodo di manutenzione dei fondi stradali più sostenibile, sia da un punto di vista economico che ecologico. Ripristinare le prestazioni iniziali di un asfalto ormai esausto e prossimo al suo rifacimento significa allungarne notevolmente la vita di esercizio, rinviando la produzione di rifiuti e diminuendo sensibilmente il ricorso a nuovo bitume, a tutto vantaggio dell'ambiente. Possiamo già dire che i dati sono molto confortanti, cioè ci riescono a far percepire che sicuramente un'attività di questo genere di pulizia e granellatura superficiale potrebbe essere sfruttata tranquillamente per riportare a una vita nuova la pavimentazione, con un'attenzione particolare per l'ambiente, perché non muoviamo le pavimentazioni, ma con le pavimentazioni in sito riusciamo a dare nuova vita. Questo nell'ottica dell'ecosostenibilità, questo nell'ottica di un sogno che ANAS ha già da tempo di riutilizzare quello che c'ha con un dispendio di risorse molto più basso e soprattutto di risorse naturali quali quelle degli inerti, che in questo momento non vengono mai essere toccati, non viene a essere consumato bitume e quindi tassi di CO2, quindi tutto in relazione a questa nuova metodologia, nuova variante che noi vogliamo riportare all'interno delle nostre strade e dei nostri capitolati, quale quello del minore consumo di materie prime e implementazione comunque della vita delle nostre stesse arterie. Anche stavolta abbiamo visto delle cose eccezionali, è stata un'esperienza fantastica e naturalmente abbiamo anche conosciuto delle persone eccezionali che ci hanno accompagnato alla scoperta di queste nuove esperienze. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto e vi invito sempre ad iscrivervi, a seguirci e a darci più sostegno possibile per crescere. Ci vediamo al prossimo video, arrivederci!